Quest'Arte 2020 in programma questa sera. Marco Miladinovic, Dome Bufaro, Simone Savogin, Avalo Iacono, Giovanni Ardemani, Alberto Pellegatta, poi in collaborazione con Lingua Franca, Agenzia Letteraria Internazionale e Babel Test Festival, Mia Le Conte, Laura Cervoni, Margherita Landi, poi Geraldina Colotti, Lionel Ruiz, Natalie Perez, Sergio Roic, Sun Kiek Liang, Renzo Ferrari. Quest'Arte 2020 in virtuale. Buona visione! Peut faire plus plus. Cosa può una persona che sia per bene se non amare qualche cosa nella vita, confidare in se stessa quanto basta, non cercare scopi altrove, provare piacere. Se prima ha dato piacere, essere gentile, anche dormendo molto, non sentirsi in colpa per nulla al mondo, stringere amicizie, alleanze, una vita di gesta, ogni gesto così raro, decisivo il più e meno goffo, non fare del male. Eppure scappa qualche volta, le si fa tutta e non si lascia a metà. Così diamo dolore, qualche cosa preziosa da questo, la nostra sensibilità, la nostra salute, la fiducia, la nostra buona parte di dolore. Perché cosa abbiamo noi che nasciamo, intimi, sensuali, da legarci i capelli, le caviglie, accarezzare le natiche e i monti, i pensieri che pensiamo, le persone con cui parliamo, con rapporti felici e attivi, far saltare in aria i ponti, costruirne di nuovi. Una persona sempre si incontra per parlare, non si esce se si deve stare zitti. Così non si esce per azzittire la gran parte dei pregiudizi che già abitano il linguaggio e ci addossano giudizi di millenni, di labirinti, nodi, intoppi, a noi sciogliere, districarci, gioire, a noi tacere, che a tacere con noi stessi non abbiamo imparato tra innumerevoli possibilità. Fantastiche e avventurose, le grotte diventano superfici, le montagne pianure, le pareti suolo. Sopra gli Atlantidi, su tutti gli imperi, passeggiamo con un amico, una cotta, un sassolino nella scarpa, la pasta bolle, il pesce friggio. Che cosa ci attende? Cazzo fritto. Grazie a tutti. Ciao raga. Attacca, attacca brighe, tacca lit. Tic e toc, in due tacca lit. Con il tic ti andà, per un toc, con ti tac che fan tic che fan toc. In due ma toc, v'un strimì, v'un tracagnot, v'un bigot, v'un tiratabac, v'un strac, v'un ciuc, che tac in lì, per due tet, con ti tac che fan tic che fan toc. E tic te toc te tic te toc te. E con tel toc e l'attacca un 48. E con tel tic e la gadia drede tutto al toc. E tic te toc te tic te toc te. Sempre al tu per tu in duet. Sti du manna da me di manet. Che se ti deve a Milan.
E li anche mosti di stupidot. Vun al capis niente. E vun na cot. Che tac è lì? Si tu te, con si tu tac. Se tac ni tac, se tu ni tet. Se stac ni tac, se stuc ni tet. Se stac ni tac, se tu ni tet. Se tu ni tet, se tu ni tet. Se te fetti, te metto che di tet. Ti che te metto che di tet. Tu che di tito tet. Mi tuccati tet a ti. Ma se te senti che te tu che ti tet a mi. Dite vorre tacalit. E ti dice che mi te tu che tet a ti. Mi vorre tacalit con ti. Dite vorre tacalit e che dice che mi te tu che tet a ti. Senti, se te sei un tacalit, va tacà con ti tu tet. Un tet a tet con ti tet d'un oltre tacalit in stesse ti. Che te fai il tuca tuca con ti mette? E adesso mi te stacchi la teta, eh? E te vede con te il tuo teta tet, due te rivet, alter che teta. Ti te tacca il tiki taca con ti tuo tetun de football e te metti la matoc per un toc de teta che te getta lì. Migo tacca un toc de teta. Povere tieto te tinderatin. Tu dal più te senti che ti detto che tutto che l'inde te dal tuo pet derat. Pet derat e metet. O il tipi toc sal neanche petac. Rade mezza tacca con du pac al pet. Ti che tu metto che di te. Tu che noi te te tacco mi tac. Ti te capina go. Ti che te tacca di tac. Ti che tu metto che di te. Tu che noi te te tacco mi tac. Tacati tacca ti che te tacca di tac. Tacca di tito te. Tu che tito te. Ti che te metto che di te. Ti che te tacca di tac. Ti che te tu di tac. Ti che tu che di to. Avrei voluto conoscerti che ancora non sognavi, per perdermici insieme a quegli occhi, nei voli e nei pugnali. Quando ancora i capelli erano lunghi, avrei potuto dormirci, respirarne il sapore di crescere che avete voi, spiriti liberi. Avrei voluto conoscerti per capire le scale e quei salti che i pensieri di ieri intessono in te con certezze, momenti e poi dubbi inferti col fuoco di mani incapaci di senso del vero e parlare con te di quei crucci che sono diventati i tuoi muri, duri, scuri e pesanti, che ora ci vedono sentirci da parete a parete con mani che corrono mattoni. Avrei voluto conoscerti, ma non è stato. Avrei voluto abbracciarti nei vicoli che sanno di mare, quando ancora i tuoi 16 anni davano senso a sempre e mai. Avrei voluto conoscerti quando si impara il valore di tutto, seguire conquiste, sconfitte, scaldare nei giorni di gelo, trovare quel tempo speciale che ti fa danzare anche quando ti piove nel cuore. Avrei voluto cullarti in Irlande di cieli e delfini, assentire, negare, sentire e annegare con te nei ricordi di soli migliori, ammirarti cantare. Avrei voluto volare nei baci che ti han resa speciale, nei vini che ti sanno apprezzare, nei giorni di scuola e di quiete che hai preso per mano e posato in lettere spedite alla te del futuro. Avrei voluto viverti da lontano e da sempre, come le musiche dolci dei grandi quando ancora eri in un'altra persona. Avrei voluto e non ho,
come è giusto che accada nel caso, e come nel caos ci si scontra. È inutile tentar di fermarsi a vicenda. Il tempo è fatto per correre istanti di vetro e di giostre, e dimostra la forza che ha alleviando dolori, ma sconfitto sorride disarmato quando stringo il ricordo di te. Avrei voluto conoscerti quando sbucciavi e scrivevi con petali dolci che libertà non è solo abbattere muri, ma anche costruire sorrisi. Avrei voluto ci fossi quando in tutti cercavo i tuoi passi e capivo che in fondo importa solo indossare i secondi diamante per aiutarsi in quelli di buio. E se anche si è con promesse, il bastarsi non è un compromesso. E ora che so che tu esisti, sono fiero di aver vissuto, perché questo è tutto quello che ho sempre voluto.
Buongiorno a tutti, grazie dell'opportunità, grazie mille Armida per avermi dato questa opportunità di presentare questo mio romanzo. Romanzo un momento fa, forse. È un romanzo che tratta di un tema ahimè molto molto sentito e magari se ne parla purtroppo anche poco, che è il licenziamento delle persone dopo i 50 anni. Essere licenziati a 50 anni ti viene addosso praticamente il mondo. Io vorrei dare un'immagine molto molto semplice, ossia pensate solo per un attimo a un pescatore che torna la mattina da una battuta di pesca senza nessun pesce. La domanda che si ti pone è: cosa porterò a casa, cosa dirò a casa? Ecco, voglio riassumere solo un pochettino così. Il romanzo tratta di tre temi: amicizia tra i due colleghi che vengono licenziati, tratta di un amore importante tra un uomo solitario che è uno dei due colleghi e una prostituta, e di libero arbitrio. Non voglio leggervi dei passaggi, ma quello che vorrei, chi lo leggerà, è magari capire veramente in fondo qual è il messaggio che viene dato. Io volevo dare un messaggio di speranza di poterci rilanciare. Grazie a tutti. Viola, dove sei? Sono qui all'Arnadio, un momento, che mi sto vestendo, dovevo sceglierne il vestito. Ecco, ora sono pronta. E che nozione! Mi piace tanto. Con quei dazi, con quel trattamento e con quelle stalle così larghe, quello, quando mi abbraccia, mi stritola, Il solo pensiero mi fa intazzire. Allora, devo truccarmi bene. Questo del rosso sulle labbra. E poi le ciglia. Ci metto l'extension. Così le allungo. E così, e quando le sdatto, sono sicura che lui si viene. E poi, terza al vedere questo collo, lungo che io ho, allora resterò sempre con la testa piegata sulla destra e sulla sinistra, e ci metto questo bello orecchino che non si può dire di none. E certo, perché quello sdriluccica da tutte le parti e uno vuole sempre toccarlo. E allora, quando lui sicuramente mi chiederà di toccare l'orecchino, io dirò: no, mi sai venire i brividi. Sono sicura che mi piacerà. E poi, mi ha invitata a cena, lui è un grande cuoco. Lì veramente voglio vedere, perché lui non sa che io sono una grande forchetta e che sono molto tignola. Quindi dipenderà tutto dagli ingredienti che ci metterà. Se ne sdaglia uno, sapete che faccio?
Sapete che faccio? Volete sapere che faccio? Prendo, giro i tacchi e me ne vado via. Eh sì, perché su questo non transigone, che sia chiaro. Ognuno ha i suoi trinciti che deve rispettare come Cristo comandane. Quindi, caro Gioacchino, non sdaliare nossane. Perché sì, è vero, e che mi piaci, è un dedole per te. Ma non sarò dedole di fronte al piatto che mi preparerai. Dunque, attenzione. E come sei bello, mi piaci tanto. Corro, voglio vedere cosa hai preparato. Grazie a Armida De Marta e a Poestate per l'invito. Sono qui per parlarvi di poesia e editoria con un caso concreto e neonato. Taut Editore, che è una casa editrice indipendente nata a Milano nel gennaio di quest'anno. Nata da una riflessione. Abbiamo assistito negli ultimi anni a una costante semplificazione dei linguaggi e a un appiattimento della ricerca editoriale. Per noi l'editoria letteraria deve tornare a essere complessa, difficile, alternativa a quella industriale, che al progetto culturale deve anteporre i bilanci. Noi ci siamo concentrati e ci concentriamo, e lo ripeto sempre perché per noi è importante, sui lettori e non sulle code alle fiere o sul pubblico. Per noi non tutto funziona in letteratura e vogliamo offrire qualità ai nostri lettori. A inaugurare il catalogo è stata un'antologia, questa, planetaria, dedicata alle nuove voci della poesia internazionale. Un segnale di apertura ai giovani e insieme uno strumento di ricerca. 27 poeti del mondo nati dopo il 1985 nello stesso volume a 13 euro, i migliori della loro generazione. In chiusura vi leggerò tre testi da questo registro. E poi il secondo titolo che ci rende particolarmente orgogliosi è la nuova raccolta di uno dei poeti più apprezzati della contemporaneità, che è Victor Rodriguez Núñez, che ha vinto quest'anno anche il premio Pescara. Vi leggerò quindi da Planetaria tre poesie. La prima di Lorenzo Cianchi, che è di Certaldo, nato nel 1985. Se la lingua può essere un terreno, io mi ci muovo da talpa, dentro, senza occhi da dover vedere, distinto a creare architetture di buchi, a spostare mucchietti, ad aggirare i massi, totalmente fuori metafora, come un pesce nell'acqua, io come talpa nel terreno. Vi leggo una poesia di Ella Frears, nata in Cornovaglia nel 91, poetessa inglese. Scopare in Cornovaglia. La pioggia è spessa e c'è un mezzo arcobaleno sulla spiaggia umida. Mettimi la mano fin sopra. Ho camminato per quel museo di paese centinaia di volte e ho deciso che il cagnolino imbalsamato, etichettato il cane più piccolo del mondo, è un falso. Baciami in un panificio di pastie con tutti i forni accesi. Ho stretto un uovo fresco e caldo in una fattoria e ho pensato a scopare.
Ho stretto un piccolo granchio verde nel palmo della mano. Ho teso la manica fin sopra le dita e ho raccolto un'ortica e l'ho stretta contro la gola di un ragazzo come una spada. Slacciami le scarpe in quel vicolo e sollevami delicata sui cassonetti. Il sole luminoso del mattino viene e viene, e i bambini vacanzieri sono pronti con i loro secchi gialli. Ti ricordi cosa si provava a scavare un buco tutto il giorno con una paletta solo per vederlo riempirsi di mare? Lo voglio così, come l'acqua che indovina un percorso al di sopra del bordo, come due anemoni rosso acceso in una pozza di marea, i tentacoli in onde estatiche, come se la ginestra si è incendiata attraverso la brughiera e tu sei il fantasma di un pescatore che ha sempre odiato la terra. E per ultima una breve poesia di Alexander Malinin, poeta russo del 1991. Le foglie sono strette dalla pietra, sotto i piedi la terra che sperimenta una mutazione. Io sono la parte del compasso che compie un cerchio. Tu sei il mio asse, la punta, la metà, un bacio nel momento del capogiro. E per concludere vi leggo una delle prime poesie della raccolta di Victor Rodriguez Núñez, Il quaderno del topo muschiato, Taut 2020. 2. A John Kinsella. Le farfalle notturne stampano la loro cifra sulla parete, si posano negli angoli, le imprudenze, dove fa posta il ragno con le ali a V. Marcano le ellisse, dove non si avventura la ragione, alla luce diventano fossili, ricordano quello che devi dimenticare. Gli agnelli macchiati dallo spavento ruminano nella nebbia, al riflesso ossidato di un silo di cereali sottovuoto. È terra risentita per effetto di una cruenta fioritura. Non più brina complice, realismo, tutta la luce strappata all'iride dal vento. Vi ringrazio per l'ascolto e vi ricordo che ci troverete online su tauteditori.it, sui social e sul nostro canale YouTube, perché in questa quarantena con artisti, autori, musicisti e registi abbiamo cercato di offrire ai lettori imprigionati un po' di conforto e di intrattenimento. Grazie. L'Agenzia Letteraria Transnazionale e Lingua Franca, in collaborazione con Babel Tess, che è la costola del Festival Babel per le manifestazioni in Canton Ticino, torna a Lugano con il secondo appuntamento della rassegna Oltre la Lingua. Allora, Lingua Franca è un'associazione di diritto francese, ma in realtà italo-francese, che si occupa di promuovere e di difendere uno spazio letterario transnazionale con la relativa contaminazione di lingue e anche di linguaggi artistici attraverso l'organizzazione di eventi e il portale di traduzione dedicato presente nel suo sito. La rassegna Oltre la Lingua, all'insegna dunque della transnazionalità e del plurilinguismo, è dedicata agli autori stranieri residenti in Svizzera che hanno scelto di esprimersi letterariamente in una delle quattro lingue della Confederazione Elvetica. Obiettivo principale di Oltre la Lingua è quello di inserire un paese plurilingue come la Svizzera
all'interno dell'ampio dibattito che sta coinvolgendo le diverse letterature nazionali e i loro canoni, nell'ottica di un ripensamento dei concetti di identità culturale e linguistica. E per aprire nuovi orizzonti su un mondo sempre più contaminato, condiviso. Quest'anno, per la sua seconda edizione, ospite del Festival Poestate, oltre alla lingua, presenta, una performance di danza di Margherita Landi, una performance di danza su testi poetici di Agota Christoph. Dal titolo La cosa per la quale non c'è parola. La scrittrice e poetessa ungherese Agota Christoph, naturalizzata svizzera a seguito dell'esilio a Neuchâtel nel 1956, scrisse la maggior parte della propria opera in francese. I tre testi inseriti nella performance sono inclusi nella traduzione italiana di Fabio Pusterla, nella raccolta antologica Chiodi, pubblicata nel 2018 dalle edizioni Casagrande. L'erranza, lo straniamento, l'estraneità alle proprie stesse origini, l'impossibilità linguistica, sono le condizioni esistenziali e quindi letterarie su cui venne strutturandosi la scrittura di Christoph. Il tentativo, reiterato, disperato dell'autrice di chiamare la cosa per la quale non c'è parola, come lei stessa ha definito la propria condizione di esilio, è qui affidato al corpo, al linguaggio corporale della danza. Margherita Landi è danzatrice e coreografa italiana, laureata in etnoantropologia. Dal 2010 lavora come artista indipendente, creando spettacoli che si focalizzano sulla relazione tra danza e antropologia e sviluppando un approccio alla coreografia basato sull'improvvisazione e la relazione tra poesia, danza e nuove tecnologie. Dopo una formazione di danza classica, si è focalizzata sulla danza contemporanea, studiando con importanti nomi come Company Blue, Simona Bucci, Giorgio Rossi, Roberto Castello, Katy Duck. Ha lavorato ad Amsterdam come coreografa e danzatrice, collaborando con artisti internazionali della scena europea. Tra i suoi progetti troviamo Dance for Smartphone, Sospendete quello che state facendo, Improvvisazione in danza come spazio liminale, The World Behind Us, P2P, da persone a profili. Ha lavorato con Zoya Sardashti, artista e ricercatrice americo-iraniana, al suo progetto Formulation of Assembly, basato sulle teorie di Judith Butler, L'alleanza dei corpi. Dal 2017 al 2019 ha collaborato come coreografa e performer con Teatro Studio Krypton e dal 2018 è stata assistente artistica di Virgilio Sieni. Nella performance che proponiamo, Margherita Landi riesce a tessere una tela. Il corpo unisce l'illocazione presente nei versi della Christoph, le direzioni vaghe e i cerchi neri, a un paesaggio luminoso e transennato da cui sarebbe escluso. In una strana e sottile risonanza, il movimento trattiene la cosa per cui non c'è parola, ed è in quel gesto che risiede una possibilità, come nel lavoro della poetessa ungherese. Salve, sono Margherita Landi e sono qui per dirvi qualche parola sulla performance. Dunque, la mia performance riprende e rielabora un processo di ricerca che ho iniziato diversi anni fa sul rapporto tra corpo e parola scritta. Di solito si svolge su un palco, quindi in uno spazio neutro, una scatola nera. E ciò che accade è che attraverso un sistema legato alla composizione istantanea, inizio a costruire una partitura coreografica su una poesia che generalmente scopro in scena, con la conosco in scena. Il processo è legato a un ciclo continuo di creazione e distruzione di immagini che emergono sia dal corpo che dalla parola. La cosa avviene in uno stato di presenza molto particolare, in cui attivo una risposta agli stimoli di natura inconscia. E quindi per fare questo processo è molto importante che lo spazio scenico sia neutro, cosa che in questo caso non è stato possibile fare. Date le circostanze, la mia scelta è stata non fare finta della situazione, che la situazione legata al Covid non esistesse. Dopotutto, in qualunque spazio mi fossi mossa, sia domestico che esterno, ne avrei trovato i segni.
Ho quindi preferito lasciare invece che le tracce della situazione attuale si fondessero con le tracce che le parole della Christophe avevano lasciato sul mio corpo e che dunque queste due componenti si incontrassero e si influenzassero. Nel video, quindi, attraverso tre poesie si racconta una sorta di percorso che lega la mia interiorità con l'ambiente che attraverso, grazie alle splendide parole di Agota Christophe. Nascere, piangere, succhiare, bere, mangiare, dormire, aver paura. Amare, giocare, camminare, parlare, andare avanti, ridere, amare, imparare, scrivere, leggere, contare. Battersi, mentire, rubare, uccidere, amare. Pentirsi, odiare, fuggire, ritornare, danzare, cantare, sperare, amare, alzarsi, andare a letto, lavorare, produrre, innaffiare, piantare, mietere, cucinare, lavare, stirare, pulire, partorire, amare, allevare, educare, curare, punire, baciare, perdonare, guarire, angosciarsi, aspettare, amare. Lasciarsi soffrire, viaggiare, dimenticare, raggrinzirsi, svuotarsi, affaticarsi, morire. Mai più questa strada. Mai più questo cammino. Mai più questa città. Mai più questa casa. Non picchiare più. La pioggia picchia sui tetti, perché la bellezza delle montagne, della luna. Occhi cerchiati di nero. Occhi cerchiati di fatica. Qualcosa di più grave mi aspetta. Cerchiato di morte. Un'altra direzione, più vaga, più inutile. Una disperazione più grande. Una disperazione di finimondo. Più vera di te. Ti lascio. Se ne vanno intanto che il bimbo dorme. Lui li ama. Si sveglia. Va da una camera all'altra. Nessuno, da nessuna parte. Ha un po' di paura. Torna a coricarsi.
ha voglia di chiamare qualcuno, ma la casa è vuota e lui lo sa. E tace. Leggerò una poesia tratta dalla raccolta La guardia è stanca, edita da Cattedrale. Barricate. Mentre tornavamo da Berlino, alla prima, molti uomini fumavano cubani, le donne esibivano diademi e sigarette egiziane. Se vuotassimo le tasche a questi parassiti, disse Hans davanti al teatro di Brandeburgo, avremmo pane e latte gratis per gli asili della Turingia. E l'orchestrale smise di cantare, le maschere di accompagnare. Se vuotassimo le tasche a questi parassiti, gridò Hans sfidando il tiro delle mitragliatrici. Mentre noi affilavamo i denti sulle barricate, il vero ballo non era ancora iniziato. Se vuotassimo le tasche a questi parassiti, disse Ulrike davanti al teatrino del Parlamento, avremmo il pane e le rose e il nostro tempo. E l'orchestrale smise di cantare, le maschere di accompagnare. Se vuotassimo le tasche a questi parassiti, gridò Ulrike sfidando il tiro delle mitragliatrici. E l'orchestrale smise di cantare, le maschere di accompagnare. Mentre Alice sparava agli orologi, le nostre unghie erano ali rovesciate. Saliva la tempesta in controcanto. Queste invece sono alcune brevi poesie tratte da una nuova raccolta che si intitola Quel sole, quel cielo. Sfilano le bare nei convogli militari. Mancano al silenzio cori di angeli battezzati in fretta, agli angoli di strade come ghetti, di fastidiosi venditori di fazzoletti, angeli del sabato sera fatti di coca, tifo e sigarette. Ora si fanno battiture, chiedendo più galera per chi butta la pattumiera. Sfilano le bare nei convogli militari, raccoglieranno spazzature con spirito da ragioniere, dalle stalle un fetore che non sai contenere. Vengano, vengano i barellieri, ti porto in spalla il dolore, le lingue di Babele, ma noi che coltiviamo cactus dal fondo del deserto, le maschere del virus abbiamo cinto, ce ne andremo contenti se vedremo salire il vento. L'invidia del poeta uccide, ponendosi di sbieco a cantilena, succhiando spritz mentre l'anima sviene, scroccando chips mentre lagrima viene nel portico di Ottavia. Quando i passeri sparavano al fucile, correvamo insieme, schiena contro schiena. Volavano ma molto in alto gli avvoltoi. Nel cielo, tra bagliori rosso fuoco, si copriva di luci la risaia. Le nostre impronte in fondo al tunnel e ferrovie. Porta i miei piedi nella notte, amica mia. Vendi trappole al consumo e sei gobbo di malefatte e pietre tirate nascondendo la mano e fai poesia con scostumata vigliaccheria, scegliendo le parole per i tanti secondi fini, baffo ricurvo ostile per non aver saputo inseminare. Potresti anche fare pena se non avessi sempre quel ghigno a puzza di sigaro e disegni contorti nel giro di giostra e vodka, incompiuta di fetenti, il mondo che presenti gronda zombie, il tramonto è farsa, ti vendichi infilzando primavere. Questa invece è una poesia tratta da una primissima raccolta che si intitola Versi cancellati. Deserto. Il deserto richiede passi felpati, occhi abituati a cogliere distanze infinite. Sento il limite nel suo respiro, clessidra inversa al mio nome. A piedi nudi raggiro cineserie,
Fuochi dell'ultimo ritorno, tinti all'ultimo minuto, avvoltoi a stormi, granelli, ombre e luci, riverberi sfiniti, occhi implorano quiete, silenzi soliti su medesime foglie, ma il deserto respinge stagioni, a cuore incerto ingoio, miraggi a buon mercato, riserve per quando tornerò a rendere gusci vuoti lungo la via. Quelli che state per ascoltare sono due artisti venezuelani, Natalie Perez e Leonel Ruiz, poeti e musicisti. Sono molto noti nel loro paese, il Venezuela, sono nativi di Caracas, la capitale, ma sono anche molto noti in altre parti dell'America Latina. Sono venuti in Europa diverse volte, se non ci fosse stata questa emergenza della coronavirus avreste potuto sentirli dalla loro viva voce. Sono molto bravi anche nel contatto con il pubblico, e in questo caso, se volete ascoltare le loro musiche, le loro poesie, potete farlo digitando semplicemente i loro nomi in internet. Una delle loro ultime raccolte si intitola Mere Mere con Pan Caliente, che è una filastrocca un poco simpaticamente minacciosa che le nonne dicevano ai bambini piccoli per quando facevano le monellerie. Allora, buon ascolto con Natalie Perez e Leonel Ruiz, artisti venezuelani. Inmunes. Ni aun creyendo saber quiénes fuimos, somos inmunes, ni por los versos leídos a media tarde, ni por las lunas que nos cobijan, ni por el Júpiter hoy advenedizo. Llegamos a la noche, exentos de carga, y la palabra teje entramados flojos. A quemarropa vivimos lo sublime y lo cotidiano, a plena resolana en la piel emergen grietas, en una nacen claveles, de otras salen mandrágoras, y la palabra teje entramados flojos. Alerta, que en este parlamento de rigor supino se cuentan las ansias lentísimamente lento. Descalzos y sin guardianes dimos a esos claveles valor de testigos. Alerta, las mandrágoras acechan. Cuarzo en el blanco ardid salvaje, la nieve altiva es encaje, rojo el abatido marzo. El sol, un disparo en falso, que tiene núbil percutor, tu pestañeo ejecutor, y en la rosa que hace verbos,
El deseo hace su eterno malabar, mudo agitador. La luna de los pliegos rojos, crónica de peces y miel. Iones de amor, armada piel, médano andando el antojo. Higos, almendra e hinojos, brebaje de iris ileso, en lienzo de tu boca beso, con labios de sutil candela. Izada en ganas, estela, denodado, audaz exceso. Sangre de jazmina, hechura del azar de los imanes, sabe de lúdicos chamanes, sólida, mítica herradura. Grano de la estrella, dura mordida de caimán celeste, canela lujuriosa, agreste, tu cuerpo devorando en óleos, mi sal, traslúcido petróleo. El verso de la luz del este. Y estoy en ámbar, en abeja, tan serenamente atento, el pétalo a fuego lento, al tepuy que se asemeja, cuando sea solo queja el eléctrico ardor al azar, frenético aljibe y cantar la carne del lucero afín, la espiga en el óxido, en fin, la luna del furtivo mar. Colgo l'occasione in questa edizione virtuale di Poestate di presentare il mio ultimo romanzo, Solaris, parte seconda, che è un omaggio al romanzo Solaris, conosciutissimo, di fantascienza, di fantafilosofia, dello scrittore polacco Stanislaw Lem. Come potete vedere, la copertina del mio romanzo, Solaris parte seconda, è di Renzo Ferrari, il notissimo artista ticinese. Ci sono anche 36 tavole originali inserite nel testo di Ferrari, che insomma descrivono l'immaginario di questo romanzo. Come mai ho voluto cimentarmi con un romanzo praticamente che ne deriva da un altro? Certo, si tratta di una scommessa, ma io credo che l'immaginario di Solaris, questo pianeta cosciente che insomma in qualche modo influisce sui pensieri degli astronauti, avesse ancora molto da dire. E da qui questa mia, diciamo, seconda opera di ambientazione solariana. Ospite della 24esima edizione di Poestate, un'edizione speciale virtuale, è anche lui un ospite davvero speciale. Sun Che Liang, professore della Taiwan National Normal University di Taipei, che si occupa già da alcuni anni, con risultati molto interessanti, della traduzione in cinese del celebre ultimo libro di James Joyce, definito il più incomprensibile dei romanzi occidentali, Finnegan's Wake. In realtà in questo video che seguirà Sun Che Liang dimostra come la traduzione in cinese sia possibile proprio a causa del fatto che il cinese è un linguaggio che si scrive in ideogrammi. Lui ha in qualche modo forgiato degli ideogrammi leggermente diversi da quella della lingua cinese in certi casi, dove il testo di Joyce risulta anche un po' arduo la comprensione, e Sun Che Liang afferma che in realtà in cinese, incredibilmente, ma neanche tanto, perché si tratta di un linguaggio iconografico, no? Fatto in qualche modo di lettere e immagini, i giochi di parole secondo cui lui dice che è composto, da cui lui dice che è composto il testo di Joyce, scorre meglio che nelle traduzioni occidentali. Hi, my name is Sun Che Liang. The title of my presentation is Translating from the Other Man, the possibility of translating Finnegan's Wake into Chinese.
For alphabetic languages, translation includes sound and sense. But for Chinese translation, there is a third dimension, that is, the shape. In the following, I will give you three examples to show that Chinese, in terms of the visual effect, is a more faithful medium of translating Finnegan's Wake than the alphabetic languages. First example, her sucking star of ivory mint. This refers to an ivory-colored candy mint, which looks like a star because of being sucked in the mouth. Something like the Lifesavers candy mint. But in Joy's version, it is a star with a pie. Pi is equal to this number. And what's after the decimal point is an infinite number. Therefore, a star with a pi means an infinite number of stars. In Chinese, 无数的星球, the last two characters together mean the star. In my translation, I replace the radical of the second Chinese character with pi to show the infinite number of stars. What I have shown you is one of the perfect examples where Joyce combines singularity with infinity. The second example is large by the small. My translation, 大小大小, meaning large, small, large, small, which literally means the large and the small are side by side with each other. Because the small obviously is smaller than the large, then we make small smaller. But you might have already noticed that the last part of small is removed to the beginning of large. That is exactly the sleeping position of Leopold Bloom and his wife, Molly, in Ulysses. That is the head-to-foot sleeping position. Therefore, let me turn small upside down in order to be faithful to the visual construction of this phrase, so that the foot of the small somehow closer to the head of the large. The third example, River Run, is the first word of Finnegan's Wake. My translation is Chuan Liu, which means river flow. The original written form of the first character, Chuan, can be traced back to the oracle bone inscription about 3,000 years ago. It is an ideographic or pictographic character with two river banks and one sandbar in the middle. The four dots beside the sandbar are the waves. The original written form of the second character, Liu, can be traced back to the seal script about 2,200 years ago. Let me show you the three components of the character. The radical of the character means water. On the upper right hand is a baby. What is under the baby is water. But it's not only water, it is also the amniotic fluid. The Chinese character Liu literally means a baby flowing out from the maternal womb. But as we note, when a baby is delivered from the maternal womb, its head comes out first. The character Zi, baby, on the upper right is therefore upside down. Chuan Liu therefore means river flow, pregnancy, birth, life, and beginning. Chuan Liu is also part of a Chinese idiom, Chuan Liu Bu Xi, which means the flow of the river never stops, and metaphorically, time itself, which echoes what Confucius says in his Analects. The master standing by the stream said, "It passes on just like this, not ceasing day or night." Let's hope that the festival poised that, like a running river, will never be ceasing day or night. Thank you. Nell'ambito della 24esima edizione speciale di Poestate virtuale è ospitato
il pittore ticinese milanese Renzo Ferrari, con una rassegna di sue opere dipinte proprio in questo tempo di crisi di coronavirus. Ferrari è introdotto dalla gallerista dello Spazio Tadini di Milano, Melina Scalise, che ci spiega il suo percorso in questo momento di isolamento e di grande crisi. L'emergenza drammatica della pandemia da coronavirus e la conseguente situazione coatta ha spinto l'artista Renzo Ferrari a realizzare un diario quotidiano per immagini sintetizzato in questo video. È un percorso ricco di emozioni e richiami simbolici, attinto a iconografie storiche che riportano alla memoria le pandemie del passato, come la peste, e al controverso rapporto tra l'uomo e la natura. Ha rappresentato le nostre paure e angosce e tutto il nostro bisogno di ricerca di senso su quanto stiamo vivendo. L'uomo è rappresentato inerme, la donna, simbolo di riproduzione della natura, è completamente asservita al desiderio riproduttivo del virus. Ferrari, tuttavia, cerca comunque la luce nella boscaglia, in quel simbolico smarrimento, e sembra volerci dire che forse l'uomo può trovare la strada se rinuncia alla fiducia smisurata nella tecnica per guardarsi dentro. Quest'estate 2020, siete qui la seconda serata di domani sera. Ciao a tutti. Love me, love me, love me, say you do. Let me fly away with you.
like the wind. For wild is a wind.